testimonianza e in particolare quella di Amos Basile, che è un casco bianco in Ucraina per Ibu Italia. Grazie. Ciao a tutti e a tutte, sono uno dei caschi bianchi di Ibo, ONG con sede a Ferrara, sotto Foxiv e Aoi. Sono partito per un progetto che aveva come scopo l'inclusione delle persone fragili in Ucraina, precisamente a Kitsman, nel distretto di Chernivtsi. Che dirvi, sono stato nel paese quanto basta per affezionarsi in maniera indissolubile ai nostri così cari ormai amici ucraini, i quali ci hanno accolto con una tale ospitalità ed un tale affetto che non riesco neanche a descrivervi a parole. Fortunatamente oggi posso dirvi che stanno tutti bene. Vista la loro posizione geografica relativamente lontana dagli scontri, si stanno organizzando per dare aiuto agli sfollati e ai feriti che provengono dai luoghi, i quali purtroppo continuano ad aumentare. È molto importante approfittare di manifestazioni come questa per prendere contatto con associazioni ed organizzazioni impegnate a raccogliere beni di prima necessità, da fare arrivare a chi in questo momento lotta per la propria sopravvivenza e per la propria libertà. Quando sono arrivato nel paese l'ipotesi di una guerra era nell'aria, i giorni nonostante questo passavano sereni, merito dei nostri amici, i quali sono stati bravi a trasmetterci serenità e gioia, nonostante un periodo così critico. Per questo motivo non posso far altro che ringraziarli. La mia stima nei loro confronti è infinita. Ci hanno insegnato cosa vuol dire amare la propria terra ed il proprio popolo, così orgogliosi della loro cultura. Adesso lo stanno mostrando al mondo intero, purtroppo nella maniera più estrema. Quando eravamo in loro compagnia, cercavamo di non parlare di guerra, ma in certi momenti è stato come cercare di evitare un elefante che stava lì seduto insieme a noi nella stanza mentre godevamo di momenti semplici come bere un tè e fare due chiacchiere. Le poche volte che toccavamo l'argomento eravamo commossi nel vedere quanto fossero pronti a compiere l'estremo gesto di imbracciare le armi per combattere, rischiando la propria vita in difesa dei propri cari. Sto parlando di gente comune con un coraggio fuori dal comune. La mia piena solidarietà va anche alle cittadine e ai cittadini russi, i quali in questo momento si stanno opponendo a questa inutile guerra, mettendo in pericolo la propria sicurezza, aumentando ancora di più cosa vuol dire valore della libertà. Spesso sentiamo parlare di perdite economiche, crollo dei mercati, aumento dei prezzi, crisi energetica e politica, a volte mettendo questo davanti alla più grave perdita umana. Vite spezzate, famiglie distrutte dalla cupidigia di pochi, da una depravata fame di potere e da sterili idee nazionaliste. Viviamo un momento storico dove Oriente ed Occidente dovrebbero lottare, sì, ma insieme, per contrastare un futuro impervio che rischia di portarci alla sesta estinzione di massa. Invece ci si concentra sul bisogno malsano di prevaricare ancora sull'altro. Dovremmo abolire i concetti di confine, dovremmo distruggere quelle barriere che ci separano dal nostro vicino e non il vicino stesso. Dovrebbe finalmente espandersi a macchia d'olio l'idea che esiste un unico grande popolo che deve cooperare per sottrarsi da un potenziale destino catastrofico che non fa nessuna distinzione tra bandiere o colori. Dovrebbe finalmente cessare ogni maledetta guerra. Oggi siamo qui e siamo la maggioranza.